Casco Trade, luce e gas, energia dalle nostre mani. Eccoci qua, sempre in diretta e sempre un po' di corsa. Buonasera a tutti, sono le 21:18 quasi, grazie per essere di nuovo qua, riprendiamo la settimana di Focus, il titolo è Veneto, sangue e tangenti e la canzone di Venditti In un mondo dei ladri torna sempre utile, no? Anche nel virtuoso Veneto, perché ogni tanto si scoperchiano dei pentoloni e viene fuori di tutto. L'ultima operazione della Guardia di Finanza contro la Guardia di Finanza in qualche modo ha dell'incredibile, è una costola dell'inchiesta sul Mose, c'è ancora il magistrato Stefano Ancilotto, il suo pool. È stato scoperto un sistema attraverso il quale si ammorbidivano le sanzioni di chi doveva corrispondere al fisco grandi cifre, c'è gente che doveva pagare 13 milioni e con tangenti date a funzionari dell'Agenzia delle Entrate, a ufficiali della Guardia di Finanza, con la complicità di commercialisti e magistrati pagavano molto meno, invece di 13 pagavano 2 milioni, no? Quindi facevano affari d'oro da questo punto di vista, erano altro che condono, un fior fior condono fai da te. Queste sono le accuse, intendiamoci, queste sono le accuse che hanno portato all'arresto di 16 persone, 14 in carcere e 2 agli arresti domiciliari, tra queste c'è anche una notissima commercialista trevigiana, diceva la Tocchetto ieri sera che era come se avessero arrestato Benetton nel mondo dell'industria, no? Tanto per dire a quali livelli siamo. E quindi vedremo gli sviluppi di queste indagini, ma da oggi in poi vogliamo approfondire questo tema, no? C'è del marcio anche in Veneto, come mai ci sono queste commistioni tra istituzioni, tra uomini delle fiamme gialle, commercialisti e tutto, sempre a danno poi di quelli che poi pagano effettivamente le tasse, perché altri sono condonati e altri invece che non pagano le tangenti vengono, come sapete, strangolati. Allora, da questo partiamo e vi presento gli ospiti di questa puntata. Raffaella Zanellato, imprenditrice, buonasera. Buonasera. Bentornata. Grazie. Massimo Vidori di Indipendenza Veneto, buonasera. Buonasera. Grazie a molti a Nicola Talmi della direzione nazionale della CGIL, buonasera. Grazie a Sergio Bellato, consigliere regionale per Fratelli d'Italia. Buonasera a lei e a tutti i telespettatori, buonasera. Buonasera, sta arrivando Gio Formaggio, che è il sindaco di Albettone, e grazie anche a Gianfranco Muzio, che è responsabile della Confederazione Contribuenti per la provincia di Padova e di Padova. Grazie Muzio, allora, anche lei. Sindaco, si accomodi, grazie. Buonasera, scusate grazie. Il ritardo. Non si preoccupi, è colpa mia che non le ho detto che avevamo cambiato studio. Grazie. Ogni tanto
ogni tanto ci capita, non ricordiamo i nostri ospiti che abbiamo cambiato sede e allora giustamente vanno dall'altra parte. E quindi è colpa nostra, è colpa mia in particolare. Vediamo il primo servizio che riguarda questa Tiziana Mesirca, che è una commercialista notissima, una persona molto conosciuta a Treviso, e l'arresto attualmente nel carcere di Genova, se non ricordo male, ovviamente è stato un fulmine a ciel sereno. Vediamo. Ribadire la propria innocenza anche di fronte alle 254 pagine di ordinanza di custodia cautelare e ai 4 faldoni di atti allegati. La linea difensiva di alcuni dei 16 arrestati nel nuovo maxi scandalo tangente del Veneto è questa. Se è vero che gli agenti delle entrate sono disposti a collaborare, se è vero che per molti altri indagati la scelta è stata il silenzio, c'è chi ha parlato ma per respingere ogni addebito. Come ha fatto oggi nel carcere di Verona uno dei nomi illustri della marca trevigiana finito nell'inchiesta, la commercialista Tiziana Mesirca. Ha parlato per 2 ore difendendo completamente la sua posizione. Secondo l'accusa sarebbe stata la mediatrice tra i pubblici ufficiali corrotti e gli imprenditori corruttori, nel giro di tangenti per ammorbidire procedimenti tributari e accertamenti del fisco. Il ruolo della dottoressa Mesirca era definito da un mandato professionale. Era il soggetto incaricato dalla ditta contribuente, sotto accertamento, di interloquire, correlarsi con l'Agenzia delle Entrate, funzionario, per trovare la soluzione che poi è stata raggiunta. Aveva un ruolo formale, come succede sempre in tutti i casi, non c'è nulla di strano. Tiziana Mesirca sarebbe stata dunque, secondo la difesa, una pedina inconsapevole del meccanismo. Le intercettazioni, secondo i giudici, la inchioderebbero le sue responsabilità, ma la difesa puntualizza. È un problema che si pone sempre quando ci sono le situazioni telefoniche, è chiaro, non è che sia una novità, molto spesso l'interpretazione avviene sulla base di una certa ottica investigativa, poi invece le spiegazioni, certe affermazioni fatte al telefono da chi corrisponde possono essere completamente diverse. L'avvocato Broli ha chiesto la revoca della custodia cautelare in carcere per gli arresti domiciliari e a breve ci sarà il ricorso al tribunale del riesame. Intanto in questo scenario di nuovo malaffare spicca un'altra figura femminile, ma con un ruolo ben diverso. Un funzionario incorruttibile e perciò, secondo i giudici, deriso e alla fine anche trasferito dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate di Venezia a quelli di Treviso. In queste ore sono arrivati molti attestati di solidarietà ad Anna Boneschi, definita un esempio da seguire. Una dirigente capace di non aderire in alcun modo al sistema di corruzione, di mettersi di traverso fino a diventare scomoda. E che ora mantiene un ovvio riserbo, anche perché la sua verità potrà essere molto utile alle indagini. Servizio di Nicola Zanetti, Anna Boneschi, davvero un esempio di rara onestà in questo contesto, messa ai margini, spostata con la scusa di avere un premio nello spostamento e invece era stata spostata perché non rompesse le uova nel paniere invece di quelli che trafficavano. Fra poco sentiremo anche l'avvocato Fabio Crea, che è il difensore del tenente colonnello della Guardia di Finanza Vincenzo Corrado, che è nel carcere di Genova, invece avete visto la commercialista è nel carcere di Verona, perché tra loro due c'era, stando ai magistrati, proprio un patto preciso per spartirsi queste mazzette. Allora, l'onorevole Sergio Bellato è stato il grande accusatore del MOSE e di tanti altri fatti delittuosi, ha denunciato sempre le procure, è stato anche emarginato a sua volta dalla politica, da una certa politica, per avere anche in questo caso, diciamo, disturbato il manovratore. Allora, Bellato, qualcuno ha detto è addirittura un malaffare molto simile per dimensioni a quello del MOSE. Purtroppo è una battaglia che io combatto da tanti anni, la battaglia contro la corruzione della pubblica amministrazione. Io sono stato deputato del Parlamento europeo e proprio durante l'esercizio di quel mandato ho avuto modo di fare una serie di iniziative, l'ultima delle quali ne abbiamo fatta a Vicenza, un convegno, ho invitato i responsabili della struttura europea che proprio si interessa di lotta alla corruzione della pubblica amministrazione. E lì abbiamo avuto modo di avere dei dati da parte dell'Unione Europea che ci confermano che la corruzione nella pubblica amministrazione in Italia costa ai cittadini 60 miliardi di euro all'anno. Pensate voi
quante manovre, lacrime e sangue potremmo risparmiare se riuscissimo ad intervenire efficacemente per contrastare questo fenomeno, che è un fenomeno che mortifica la nostra economia, fa cadere rispetto da parte dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione, tutta una serie di cose che più volte abbiamo denunciato. Purtroppo quando si fanno queste battaglie bisogna mettere in preventivo che quando si va in battaglia si può correre il rischio di essere feriti o anche uccisi, su questo, e quindi va intanto dato onore ai finanzieri che hanno saputo come la faccenda del Mose. Nel Mose io cominciai a raccogliere documentazione che veniva fornita da imprenditori ancora nel 2009 e poi acquisendo documentazione e trasferendola poi alle autorità competenti, con l'aiuto di molti altri siamo riusciti poi a far emergere questo scandalo, un'opera che era stata valutata inizialmente in 2 miliardi e mezzo di euro, è arrivata a costare più di 5 miliardi e mezzo, dei quali 1 miliardo e mezzo in tangenti, cioè il fabbisogno sistemico di cui parlavano questi soggetti. Questo è un filone del Mose, perché purtroppo la corruzione della pubblica amministrazione è molto ramificata. Io dico sempre che la malavita organizzata si manifesta in modo diverso nel nostro paese. Tanti pensano che la malavita si manifesti solo, come pensiamo magari al sud con la Coppa e la Lupara, in realtà la malavita organizzata si ramifica dove ci sono tanti soldi. Indiscutibilmente al nord ci sono molti più soldi che non nel sud Italia. Qui si manifesta in camicia e cravatta, utilizzando purtroppo anche, come abbiamo visto, dei funzionari dello Stato, degli agenti che, utilizzando il ruolo che ricoprono, traggono beneficio illecito da questi tipi di situazioni. Io in questa ultima tranche della cricca che abbiamo visto distinguerei il ruolo di questi, certo, finanzieri che, approfittando, e anche di qualcuno delle agenzie delle entrate, approfittando del proprio ruolo, andava sostanzialmente a ricattare coloro che erano oggetto di un'azione da parte delle agenzie delle entrate, ovviamente contrattando, a fronte di una riduzione della multa che dovevano pagare, in una tangente che veniva poi trasferita all'ufficiale della finanza delle agenzie delle entrate. È una cosa gravissima che uomini dello Stato si prestino a queste cose. Io mi auguro che gli inquirenti possano fare piena luce e scardinare questa cricca. Purtroppo ce ne sono delle altre, mi auguro possano venire alla luce. Come ho detto, la questione del Mose, il Mose era la palestra dentro la quale si esercitavano i malfattori, che avevano avuto modo di avere una evoluzione nel sistema della corruzione, perché mentre inizialmente, ancora in Tangentopoli, la corruzione consisteva sostanzialmente in imprenditori corruttori che corrompevano dei politici corrotti, in questa evoluzione invece che abbiamo avuto come esempio nel Mose, c'è l'evoluzione legata al fatto che poi imprenditori e politici si compravano anche coloro che dovevano controllare, quindi le procure della Repubblica, la finanza, sappiamo il numero due della finanza che era in busta paga, il magistrato alle acque e quant'altro. Ecco, la battaglia dobbiamo continuare a combatterla. Qualcuno dice: ma sono tutti corrotti. Non è vero, abbiamo la dimostrazione anche di questa funzionaria che si è opposta al sistema che aveva messo in piedi questa cricca. Bisogna continuare con forza a combattere questa piaga, perché non dobbiamo dare l'impressione, soprattutto i giovani, che non ci sia nulla da fare, che è più opportuno adeguarsi al sistema. Questa sarebbe la morte per il nostro paese. Allora, poi parleremo anche del sangue, perché come vedete nel titolo abbiamo previsto un approfondimento su un fatto di cronaca spaventoso, e cioè un insospettabile insegnante di inglese che tende una trappola a una sua studentessa, ex studentessa di cui si era invaghito e che nel frattempo si era fidanzata con un uomo dalla quale avrebbe avuto un figlio, perché era il quinto mese di gravidanza. Insomma, un delitto orribile di cui ovviamente parleremo tra pochissimo. Nicola Talmi, però restiamo sul fronte del malaffare. Si dice spesso il Veneto virtuoso, al di là del fatto che non abbiamo il DNA di tutti i protagonisti di questa storia, però accidenti, qui uno dopo l'altro, qui addirittura ci sono degli imprenditori che corrompono dei magistrati, degli ufficiali, stando alle accuse della Guardia di Finanza,
per, in cambio di sconti, no? Di sconti. Berlato ha ragione, le denunce che ha fatto le ricordo bene, insomma, effettivamente. E poi insomma che tutti, che il Mose fosse una grande mangiatoia, lo dicevamo, ma hanno continuato a mangiare, non è successo niente neanche ai protagonisti di quella mangiatoia. Però un altro aspetto che io sottolineerei è anche questo della possibilità per i ricchi e i potenti di, voglio dire, anche a fronte di un accertamento fiscale, di poter in qualche modo uscirne, mentre sappiamo che la povera gente normale, se gli arriva una cartella di Equitalia, è spacciata. E quindi anche in questo, voglio dire, tra chi può metterci in mezzo avvocati, commercialisti, amicizie importanti e quant'altro, è possibile, diciamo, continuare nella vergogna italiana dell'evasione fiscale, che è la più alta d'Europa dopo la Grecia. Quindi oltre, mentre noi andiamo a guardare come guadagna la pressione fiscale al piccolo commerciante con lo scontrino, non ci rendiamo conto che la grande pressione fiscale è questa, che quando anche viene scoperta, le rare volte viene scoperta, riesce a trovare questi sistemi per comunque non pagare o pagare una minima parte di quello che dovrebbe pagare. E questo, guardate che questa cosa qua, cioè del fatto che ci sono figli e figliastri, che quindi la povera gente se sbaglia una virgola viene tartassata, mentre i potenti e chi può avere le conoscenze giuste invece non paga mai, è un grande problema nel nostro paese, insieme a quello della corruzione. Perché io vorrei ricordare che ogni volta che ci riempiono la testa del fatto che in Italia non si investe perché magari ci sono troppi diritti dei lavoratori o cose di questo genere, o perché i salari dei nostri lavoratori sono troppo alti, dicendo tra l'altro una bestemmia, in realtà guardate che uno dei fattori per cui le grandi multinazionali mondiali fanno fatica a investire in Italia è proprio per il tasso altissimo di corruzione che c'è nel nostro paese e per la lentezza della giustizia, per cui anche quando tu riesci, voglio dire, in qualche modo ad aver ragione, dal momento in cui hai ragione, al momento in cui ti dà ragione un tribunale, i tempi passano molto lunghi, e per un'azienda che deve investire e programmare gli investimenti questo è un problema grosso. Allora noi ci raccontano che i lavoratori devono avere salari ancora più da fame, o che dobbiamo tagliare le pensioni, o che i lavoratori devono essere più precari per essere competitivi, quando in realtà se tutti pagassero il loro, se non ci fosse la corruzione, se la giustizia funzionasse e fosse veloce, forse le cose sarebbero diverse. E mai, io credo che, ma forse Berlato senz'altro di questo argomento si sarà occupato, guardate che sul diritto fallimentare, anche lì bisognerebbe accendere un faro, guardate che quando un'azienda fallisce si attiva un sistema di avvoltoi tra avvocati, curatori fallimentari e quant'altro, che spolpano l'azienda prima ancora di pagare i creditori di quell'azienda, e quindi a loro volta determinano il fallimento di aziende che avanzavano soldi dall'azienda che è fallita. Quando un'azienda fallisce e arrivano, voglio dire, i professionisti del fallimento, l'effetto che hai è che la povera gente che mai avanzava soldi da quell'azienda non li percepisce più, e si chiudono a catena aziende che erano subfornitrici o clienti di quell'azienda principale. Quindi mettere a sistema e in regola e in trasparenza il modello economico, burocratico, amministrativo e giudiziario del nostro paese creerebbe delle possibilità di sviluppo economico enorme. Noi non ci rendiamo conto che è uno dei freni veri allo sviluppo del nostro paese. Senta, Talmi, ma si riferisce anche alla questione delle banche in qualche modo? Voglio dire, pensate solo che le famose banche del territorio, quelle che devono essere vicine al territorio, quelle che devono essere vicine al nostro modello di sviluppo, si sono fumati un numero di miliardi impressionante, che sono risorse di risparmio del territorio che sono state tolte. E guardate che le conseguenze di depressione nei confronti della nostra economia regionale, di quei fallimenti con le banche, dobbiamo ancora cominciare a sentirne negli effetti veri. Perché in realtà, voglio dire, quelle sono risorse in meno che è possibile investire nel nostro territorio, risparmi macinati e aziende messe sul lastrico e difficoltà ulteriori a ottenere credito per le aziende sane che sono rimaste. Quindi io, che visito aziende tutti i giorni, trattiamo con gli imprenditori e con i lavoratori per, voglio dire, cercare di salvare le aziende, ci rendiamo conto che questo tema, ad esempio, il tema appunto della capacità di finanziarsi per le aziende, soprattutto per le piccole e medie, è drammatico. E quello che è successo sul sistema bancario ha fatto saltare il rapporto di fiducia che c'è nel nostro territorio tra la banca e il territorio, e questa fiducia venuta meno ha degli effetti devastanti nei confronti del sistema economico complessivo.
Allora, abbiamo in collegamento, e lo ringraziamo molto, l'avvocato Fabio Crea. Buonasera avvocato, grazie per essere con noi. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera. Avvocato, allora, lei tra l'altro assiste uno degli accusati, il tenente colonnello Vincenzo Corrado, attualmente nel carcere di Genova. Ma non voglio chiederle appunto i dettagli della sua difesa e di quello che sta accadendo in queste ore, però voglio dire, dalle intercettazioni ancora una volta emerge il quadro accusatorio, no? Nel senso che proprio ci sono conversazioni tra i protagonisti di questa vicenda che veramente fanno ritenere che certe prove siano inconfutabili. Ecco, questa è la prima domanda che vorrei farle. Come in ogni situazione processuale, è bene che si contestualizzino quelli che sono gli accertamenti probatori dati dalle intercettazioni telefoniche o intercettazioni ambientali, perché una frase in un determinato contesto può essere interpretata in un modo e in un altro contesto può essere interpretata in un altro. Generalmente quello che abbiamo letto nell'ordinanza di custodia cautelare effettivamente risponde a quelli che sono gli elementi acquisiti dalla polizia giudiziaria, però quegli stessi elementi probatori non determinano automaticamente la dimostrazione del reato di corruzione. Chiaramente quello che viene esposto mediaticamente o sui giornali è una lettura assolutamente parziale di quello che è il contesto che invece emerge dal fascicolo e che ovviamente noi difensori o alcuni di noi cercheranno di far evidenziare. Certo. Senta avvocato, comunque dicevamo prima, no, che insomma ne esce un ritratto sconfortante del Veneto, no? La ex locomotiva d'Italia, del paese, che il nord-est prosperoso e anche virtuoso, insomma, sembra dopo lo scandalo del Mose, dopo altri scandali piccoli e grandi, insomma, sembra davvero declinare, cioè sembra andare su una china discendente da questo punto di vista, dal punto di vista della legalità. Il Veneto, secondo lei, in realtà è, lo dico, lo chiedo anche ai telespettatori, se ritengono che sia quello che è sempre stato, ma che adesso vediamo, perché ci sono dei magistrati che vanno col bisturi ad incidere in maniera molto forse più forte rispetto ad altri anni, oppure è, diciamo, un cambiamento degli ultimi tempi, insomma, no? Nell'imbarbarimento generale c'è anche l'aiuto per il grande evasore e invece la condanna per la partita IVA, il piccolo imprenditore che non paga, che non si piega e che viene schiacciato, no? Se mi permette una riflessione, io distinguerei, lei ha fatto riferimento al processo Mose, io sì. Distinguerei le due situazioni processuali. Mi pare che nell'ambito del processo Mose ci fossero fossero stati accertati degli episodi di corruttela che riguardavano la politica, che invece in questo procedimento è totalmente assente, quindi mi pare che questo sia intanto un elemento da evidenziare. Sì. Secondo elemento che mi sento di sottolineare è questo: quantomeno in alcuni di questi capi di incolpazione, e certamente quelli che riguardano il mio assistito, non si è mai trattato a livello di contestazione di azioni corruttive tendente ad una sostanziale evasione fiscale. Sentivo prima che lei direttore parlava di grandi evasori o di piccoli evasori. Sì. A leggere i capi di incolpazione si è trattato di definizioni di contenziosi tributari con cifre di diverse milioni di euro. Esatto. A favore del fisco. E quindi è bene evidenziare che nessuno di questi atti per i quali sono accusati gli odierni indagati sono degli atti che hanno condotto ad una situazione di evasione grande o piccola. Certo, diciamo che erano imprenditori che erano stati
avevano ricevuto delle sanzioni fiscali particolarmente pesanti, mi pare c'è un'azienda di trasporti che doveva rendere alla gestione delle entrate 13 milioni di euro, attraverso quanto si diceva nelle intercettazioni si parlava, dice adesso se non ci fossimo noi ne avrebbe, altro che due ne avrebbe pagati, no? Come dire, se non avessimo fatto un intervento noi di ammorbidimento lui avrebbe dovuto sborsare 13 milioni di euro. Vede, mi permetto di fare un'altra riflessione, certo. In controtendenza. Ma no, certo, ci mancherebbe altro. Se mi permette. Come no? Che è l'accertamento tributario, cioè il valore accertato sulla base di un accertamento della Guardia di Finanza, poi anche su questo si possono aprire dei profili di valutazione di quelli che sono gli accertamenti che in Italia, penso unico paese al mondo, vengono effettuati da un organo di polizia giudiziaria, mentre in altri paesi il confronto già dall'accertamento avviene attraverso gli uffici. Ma al di là di questo, nel momento in cui la Guardia di Finanza effettua un accertamento, non è che il valore accertato dalla Guardia di Finanza è un valore che deve essere assunto dogmaticamente da parte degli uffici finanziari come quel valore per il quale certamente gli deve essere l'avviso di accertamento e quindi l'erogazione della sanzione. Tanto è vero che in queste situazioni, lei faceva riferimento prima alla ditta di trasporti, si è concluso ordinariamente attraverso l'accertamento con adesione nell'ambito dell'attività discrezionale della pubblica amministrazione. Quindi io, non intravedo automaticamente, come dicevo prima, a seguito di un accertamento con adesione, un'azione di ammorbidimento da parte della pubblica amministrazione. Certo, è quello che viene evidenziato nelle intercettazioni telefoniche e ambientali, ma ripeto, non generalizzerei la cosa. Nel momento in cui esiste un valore accertato, non necessariamente quello il valore per il quale l'ufficio discrezionalmente con il contribuente può decidere di definire il contenzioso. Certo. Avvocato, prima di lasciarla, perché so che ha molto da fare, adesso sono iniziati gli interrogatori, proseguiranno nei prossimi giorni, quali saranno le tappe, diciamo, processuali di questo? Credo che domani sia l'ultimo giorno fissato per gli ultimi interrogatori, dopodiché credo che tutti gli indagati, certamente noi difensori, adiremo al Tribunale del riesame. Nel termine di 15-20 giorni si avranno le prime decisioni da parte del Tribunale della Libertà ed è quella la sede in cui si verificherà per la prima volta la tenuta degli elementi indiziari che il giudice ha ritenuto sufficienti per l'emissione delle ordinanze di custodia cautelare. Grazie avvocato, grazie molte, arrivederci, buon lavoro, grazie. Allora, Massimo Vidori, tra le tante cose che sono state dette, che si dicono in queste circostanze, soprattutto negli ultimi mesi, ma in fondo non sono veneti, no? Questo non è un sistema veneto come viene definito, è un sistema che lo diceva l'altro ieri, mi pare, Michele Favero, se non ricordo male, ma anche qualcuno di prima al Veneto, dice è un sistema che ha contaminato il nostro territorio e sono persone che hanno, diciamo, in qualche modo trasformato l'industria, la finanza, eccetera, e non fa parte delle nostre radici, no? Fondamentalmente. Lei cosa ne pensa? Allora, se vogliamo semplificare l'esistenza, così riassumendo cosa sia il Veneto in uno stereotipo, chiaramente viene comodo pensare che il Veneto sia una popolazione, quella dei veneti sia una popolazione sicuramente generosa, sicuramente pacifica, sicuramente onesta, e semplifichiamo il tutto dicendo che quindi questo non è Veneto. Beh, allora, indiscutibilmente questo non fa parte di un modus operandi tipicamente veneto, ma io credo che bisogna così focalizzare sul fatto che il modus operandi veneto produce una ricchezza enorme, e dove c'è ricchezza c'è inevitabilmente corruttela. Questo è
veneto o italiano che sia, credo che sia abbastanza indiscutibile. Allora, l'avvocato diceva prima, mi è piaciuta molto la riflessione che ha fatto l'avvocato, che tutta questa vicenda si caratterizza per il fatto che questi soggetti hanno comunque pagato. Hanno pagato meno, si sono organizzati con la complicità delle istituzioni per pagare meno, ma hanno pagato. Mi viene da pensare che probabilmente quello che dovevano pagare era un'enormità. Mi viene da pensare che in questo sistema di così, valutazione del dovuto fiscale, che ricordo sulle aziende private viaggia intorno al 70-75%, mi viene da pensare che ci sono episodi in cui organi di organi di riscossione come Equitalia, mi viene in mente l'esempio di De Stefani, il salumificio di Valdobbiadene, che ha così si è anche ausiliato dell'evidenza delle Iene, tanto per rendere un po' più pubblica la sua situazione. L'osteria senza oste, no? Sì, l'osteria senza oste, poi dopo quello è stata una bellissima iniziativa, ma poi dopo quello che è stata la contrattazione che il dirigente di Equitalia ha pensato di mettere in essere, svilendo completamente il suo ruolo, ma dimostrando che forse i controllori che faccio notare sono sistematicamente controllori nazionali, cioè si ritiene che il prefetto, si ritiene che Banca d'Italia, si ritiene che Guardia di Finanza, siccome sono statali, sono garanti. No, la Banca d'Italia non è statale. Organo diciamo magari di emanazione, nato statale, poi diventato privato, lo sappiamo, insomma, si ritiene che organi di emanazione, mettiamola così, nazionale, debbano essere garanti di serietà, di verità, di onestà, e dopo si capisce che invece, no? Sono corruttibili, sono fallaci, sono sistematicamente incapaci di garantire quello che devono garantire. Allora, molto molto semplicemente, molto pragmaticamente, questa trasmissione, mi piace sempre dirlo al direttore, costantemente mi pone l'assist, perché è sempre una così sistematica elencazione di disastri sociali. E mi viene anche da pensare che chi li enuncia, Berlato, Talmi, siano ovviamente, evidentemente, convinti di poter cambiare questo sistema. Ora, io ho 48 anni, mi ricordo nell'82 facevo la seconda media e si parlava di questione meridionale, si parlava di mafia, alle lezioni di geografia di seconda media, niente di che. Sono passati 36 anni e tutti i bravi, volenterosi esponenti del sistema Italia, a qualunque livello, parlo di politici, parlo di amministratori, parlo di direttori, di agenzie, quel che lei, banche, qualunque cosa, tutti onesti, non parlo dei disonesti, siamo stati, ma tutti quelli che hanno voluto o si proponevano di cambiare il sistema, e siamo ancora qui. Allora, la proposta istituzionale di indipendenza veneta e dell'indipendentismo in generale è quella di una nazione veneta su modello svizzero, per semplificare, una nazione leggera, reattiva, che si attaglia al modello veneto, non è un'illusione idealista, è rendiamoci conto che questo territorio ha i piedi annegati nel cemento che si chiama Italia. Poi ci torniamo ovviamente ai Dori. Allora, sì. Mi permette, direttore, dopo lascio il mio spazio, cioè per puntualizzare un paio di cose, poi cedo il mio spazio agli altri, non voglio mancare rispetto agli altri ospiti. L'avvocato ha fatto delle affermazioni importanti. La prima affermazione da avvocato ha fatto il suo mestiere. Difensore ha fatto il suo mestiere, però teniamo presente il fatto che a complicare la situazione è il sistema giustizia che non funziona. Quando il sistema giustizia prevede che a fronte di un accertamento con adesione va analizzata la cosa, vuol dire che la Guardia di Finanza dice: io imprenditore devo pagare 100,
aderisco a una specie di patteggiamento che mi porta a pagare subito 40 anziché 100. E la stessa identica cosa del patteggiamento, no? Abbiamo visto anche nel Mose altre situazioni. Ora uno ruba 1000, però il sistema, l'ordinamento ti dà la possibilità di patteggiare riducendo drasticamente la pena, sia di natura detentiva sia di natura pecuniaria. E questo non è un incentivo a fare in modo che il sistema funzioni meglio, sarà una scorciatoia per permettere all'Agenzia delle Entrate di portare a casa subito pochi soldi sporchi, pochi maledetti, ma maledetti subito, anziché quello che dovrebbe essere pagato. No? Però un conto è la rottamazione del cartello, un conto è una cosa umma fatta tra pochini. Ecco, no? il grave problema è che a fronte di un sistema che non funziona perché la giustizia è malata, abbiamo anche situazioni di questa natura che anziché dare entusiasmo e stimolo a chi vuol continuare a rimanere non corrotto e non corruttibile, avete delle situazioni in cui si dice ma guarda tu che rispetti le regole sei certo. più deficiente, per dire no, perché certo. invece i furbi sono quelli che comunque rubano anche se vengono pizzicati e la probabilità è alquanto remota. Comunque l'ordinamento dà loro 1000 scappatoie per far vedere che comunque, anche se pizzicati, ancora si guadagnano. E questo è il sistema malato che anziché incentivare le persone a continuare a essere oneste, li spinge a cercare la scorciatoia, perché un imprenditore qualunque, certo. che a fronte di un accertamento da parte della finanza che dice tu, secondo i nostri calcoli, dovresti pagare 100 milioni. Se aderisci a questo tipo di patteggiamento, noi ti facciamo pagare 10 milioni subito. Allora, anche colui che magari ritiene di essere a posto, fa un breve calcolo e dice mi conviene pagare subito 10 milioni, magari regalo 2 Rolex al finanziere e questo mi toglie dai rogni, perché se vado dentro il meccanismo, l'ingranaggio che mi stritola dell'Agenzia delle Entrate, vengo rovinato io, penso magari ai miei dipendenti, penso a allora scelgo il male minore. E su questo dobbiamo capire che è il sistema che deve essere corretto, che altrimenti la giustizia, come la intendiamo noi, in realtà è l'insieme di scorciatoie che si vanno ad offrire ai più furbi. E ci dovrebbe essere una regola molto chiara che dice che soprattutto chi ruba, prima dicevo, no, se l'OLAF, l'organismo antifrode europeo, ha stimato in 60 miliardi di euro l'anno la corruzione della pubblica amministrazione, soldi che pagano i cittadini, non è che paga lo Stato, così genericamente detto. Pensate voi, allora, se abbiamo questa situazione, noi dovremmo stabilire regole certe che dicono, bene, chi ruba nella pubblica amministrazione deve andare in galera. In galera, esatto. Prima di tutto deve andare in galera, deve scontare fino all'ultimo dei giorni senza patteggiamento, deve restituire tutto il maltolto senza patteggiamenti, e deve pagare gli interessi su quello che ha rubato. Dopodiché uno che rubi la pubblica amministrazione deve essere interdetto a vita a ricoprire nuovamente il ruolo della pubblica amministrazione. Solo in questo modo si affronta in maniera concreta questa piaga della corruzione della pubblica amministrazione, altrimenti non ci siamo. Pensate quante volte io ho presentato un progetto di legge, ragione, che mi auguro venga approvato e anche al Parlamento, a 30 secondi, che prevede il test di integrità. Cioè, sapete quanti soldi costa alla collettività tutte queste indagini, intercettazioni e quant'altro? Il test di integrità, che è già attuato in tantissimi paesi nel mondo, prevede che un agente di polizia sotto copertura, direttamente autorizzato da parte della procura, si propone ai politici o ai funzionari pubblici, si propone proponendo le mazzette. Se colui che viene reso oggetto di questa offerta accetta la mazzetta, viene arrestato in flagranza di reato. Cioè, questo sarebbe una mattanza, per è efficacissimo. È efficacissimo. Allora, perché le cose di buon senso che vengono fatte negli altri paesi per contrastare questa piaga della corruzione non possono essere fatte in Italia? Cioè, le cose più semplici, qui siamo abilissimi a fare gli uffici UCAS, l'ufficio complicazione a fare i semplici. Grazie. Berlato, volevo ringraziarlo. Allora, grazie Berlato, dice Massimo Vedore, sindaco, lei che è un po' l'alfiere della legalità, no? Lo sceriffo di Albettone, insomma, la legittima difesa, i valori, cioè, in che stato d'animo vede questo cambiamento del Veneto, se di cambiamento si tratta, no? Non è un cambiamento, secondo me c'è sempre stata sta cosa, che è cambiato il nostro modo di vivere. Adesso stiamo un po' peggio, anzi magari molto peggio di prima, e quindi ce ne accorgiamo di più.
perché le tangenti ci sono sempre state quando c'era la DC, quando c'era il PSI, quando c'erano gli altri partiti. Magari servivano a finanziare i partiti, adesso vanno nelle tasche dei politici, come è venuto fuori nel MOSE, no? Non è che ci siano finanziati i partiti, sono andate in tasche di persone che abbiamo nomi e cognomi. È brutto e avvilente. 20-30 anni fa, quando io ero piccolo, c'erano lo stesso i tangenti, però c'era lavoro, c'era prospettiva, c'era un Veneto, come diceva prima il collega, c'era un Veneto forte, un Veneto che veniva fuori dai sottoscala e metteva su le fabbriche, metteva su i capannoni. Adesso c'è un Veneto che sta togliendo i tetti, i capannoni, per non pagare l'IMU, perché non ce la facciamo più neanche ad andare avanti. Quindi è cambiato il mood delle persone nel sentire questi problemi. Penso sia una storia che continua a ripetersi e continuerà a ripetersi. Dipende sempre l'approccio della cittadinanza in queste cose, perché finché si ha la pancia piena, benissimo, il politico ha rubato, sono tutti uguali. Quando si ha la pancia vuota ci si incazza ancora di più, secondo me. Allora, poi avrete visto quanti sms sono arrivati e molti riguardavano lo Ius Soli, no? C'è uno scontro politico in atto e molte polemiche, però vediamo adesso cosa sta succedendo alle banche popolari venete, 210.000 risparmiatori truffati, e adesso il governo che si muove per cercare di trovare questo miliardo e soprattutto perché queste due banche non falliscano. Sembra che possa andare in porto questa operazione intesa Unicredit, ma ancora si naviga in alto mare. Vediamo. AAA cercasi un futuro. BPV e Veneto Banca, dopo l'accelerazione impressa dal governo, vedono la fine del tunnel. Chi brancola ancora nel buio sono 12.000 risparmiatori ridotti alla disperazione. Ma proprio per questo i due istituti di credito avevano istituito un fondo di solidarietà. Noi chiediamo ai media e a tutte le persone, a tutte le associazioni, comprese le banche, di pubblicizzare questo fondo. E noi siamo qui proprio per ricordare a tutti i risparmiatori interessati che c'è questo fondo di solidarietà, o di welfare, come lo definiscono le due popolari, che lo avevano istituito proprio per chi ha perso tutto e adesso non riesce più ad andare avanti. E sono davvero tante le vittime del crack delle due banche. Ci sono persone che nel 2015 hanno un reddito, non so, di 100-200 mila euro, ad oggi però nel 2016, quando noi faremo il 7.30 al 31 luglio, queste persone rischiano di avere 1.000-2.000 euro perché hanno perso tutto. Quindi i veri casi sociali devono ancora emergere. I veri casi sociali devono ancora emergere. Per farlo i risparmiatori di BPV dovranno dimostrare di avere un reddito inferiore ai 13.000 euro e quelli di Veneto Banca sotto i 26.000. Per ottenere il certificato però gli interessati dovranno portare i modelli 730 ai CAF e all'INPS, i cui uffici sono oberati di lavoro, ma hanno pochi giorni per farlo, entro il 7 luglio. Insomma, mancano i tempi tecnici, quindi... Quindi abbiamo chiesto la proroga alle due banche di almeno un mese o anche di più per avere la possibilità, primo, di certificare il 2016, non il 2015, secondo, avere il tempo di farlo. E anche noi di Rete Veneta auspichiamo una proroga. Ecco la domanda presentata oggi alla BPV. Buone notizie invece da Veneto Banca, che conferma che la proposta verrà portata e discussa in consiglio di amministrazione. Ora ci aspettiamo che il Popolare di Vicenza faccia altrettanto. Noi ovviamente seguiremo. Voi di Rete Veneta ci siete, vi ringrazio per quello che state facendo, perché il problema salva, veramente può salvare delle vite. Vice Carlo Alberto Inghilleri, intervista a Patrizio Miatello. Allora, Franco Muzzi. Allora, io mi aggancio qui a questo servizio. Prima di tutto, sempre inerente all'espropriazione che è stata fatta dei risparmiatori, perché è stata un'espropriazione vera e propria, ma in tempi non sospetti io e altre persone, il presidente Alfredo Belluco, avevamo detto che tutto questo giochino andava a finire come? Che un gruppo di banche o una banca o quello che è, si comprava le banche per una pipa di tabacco. Ed è quello che è successo, perché ieri è uscita la notizia che praticamente Banca Intesa si comprava la Popolare di Vicenza a un euro. Ecco il giochino qual è.
questo è il gioco che stanno facendo, cioè si sono appropriati dei soldi e banche di un certo livello si stanno portando a casa a zero lire facendolo pagare ai risparmiatori. Ecco tutto il meccanismo del sistema. E a fronte di questo poi c'è i famosi NPL che sappiamo benissimo che sono quasi per l'80% sono fasulli, cioè non c'è una realtà di quello che loro ti vengono a chiedere, perché abbiamo casi, moltissimi casi di queste situazioni che si è visto che si è rovesciata la frittata, cioè la banca chiedeva i soldi all'imprenditore e è venuto fuori invece che la maggior parte sono le banche che devono restituire i soldi. Come ho detto anche l'altra volta, io come ex imprenditore, a me quasi 1 milione di euro mi hanno portato via col giochino che poi quello che mi fa incavolare ancora di più, sto pensando che fino al 2004, mi sembra 2005, adesso non ricordo esattamente la data, io sono partito con l'SRL, ma gli altri anni avevo una ditta individuale che fatturava milioni e lì purtroppo la documentazione ormai è andata perché era un'azienda vecchia eccetera e fra l'altro era andato sott'acqua, anche stato un allagamento. Io volevo sapere quanti soldi anche lì avrei potuto recuperare di anatocismo e usura, perché veramente avevo un giro di lavoro anche lì notevole. Quindi è tutta la situazione incancrenita in questo paese, cioè ormai una banca non è più, uno entra, ti senti a disagio perché hai paura di portare 2 lire, perché ma che fine fanno? Dove andranno? Chi li prende? Come andrà a finire? Perché ormai questa è la situazione in questo paese. Non c'è, ed è grave, perché la mancanza di fiducia su una banca è la loro morte. Perché il risparmiatore dove porta i soldi? Cioè sotto il materasso, no? Perché te li fregano. Cioè veramente siamo in una situazione abominevole e soprattutto è che non paga mai nessuno. Questo è il punto, perché il signor Zonin e quant'altri eccetera eccetera se ne stanno belli, tranquilli, senza problemi, mentre vengono pagati fior fiori di liquidazioni a questo cambio ai vertici che c'è di amministratori eccetera, e quel povero disgraziato che aveva 2-3 lire rimane con nulla in mano, non c'è nemmeno i soldi magari per mangiare, mentre questo vado via con 1 milione, 3 milioni, 2 milioni di liquidazione per aver fatto cosa? Perché poi non risolvono nulla. Questo è il problema, non risolvono nulla, questa è l'assurdità, cioè veramente. E poi un'altra cosa io dico, ma perché la gente non scende in piazza? Non va a protestare su queste cose, cioè no, per una partita di calcio vengono fuori migliaia di persone che anche si ammazzano fuori di loro perché uno ha fatto il gol, e dopo qui ti distruggono il paese e non c'è nulla, e nessuno parla. Vai a una manifestazione, ci sono 4 gatti, chiedi, domani a proposito c'è il processo a Padova dei 3 direttori di banca. Quindi anche lì chiediamo che le persone vengano davanti al tribunale, eccetera, e non si presenta nessuno. Ma perché? Ma perché c'è una situazione di questo tipo? E questo è tutto foraggio per chi c'è contro praticamente. Due colonnelli della finanza e 2 alti funzionari arrestati a Venezia per tangente e corruzione senza stipendio, mezza pensione, poi ai corrotti di Stato. Allora, tra l'altro, a proposito di super liquidazione, ricordo Giovanni Mazzaccurati, il capo del consorzio del MOSE, che dopo quel che ha combinato con 6 milioni se n'è andato in California, ha perso la memoria. Però quindi, si è ricordato dei soldi che avanzavano. Si è ricordato che gli dovevano ancora, i soldi li ha chiesti indietro. Adesso se passate alle Zattere, casa Mazzaccurati aperta, no? Per cui non c'è lui ma ci saranno i suoi familiari, i suoi amici, e tutto finisce così, no? Tra luce e vino, non tutto, perché poi adesso questa inchiesta si sta andando avanti e qualcuno come Galan ha già pagato, patteggiando o non patteggiando, ma insomma qualcuno ha già pagato. Allora, Raffaella Zanellato, quando lei sente dire da imprenditrice che il direttore dell'Agenzia delle Entrate di Venezia, stando alle accuse del PM Stefano Ancillotto, era un signore che faceva parte di questo sistema, che lo controllava, cosa da imprenditrice, cosa è da contribuente?
la stupisce, dice no, diciamo come volevasi dimostrare. Ma onestamente ho un senso di schifo assoluto, se proprio devo essere sincera. E non ero d'accordo tanto sul discorso degli accertamenti, di avvisi di accertamento che manda, perché c'è un particolare che secondo me non è da trascurare. Quando l'Agenzia delle Entrate o chiunque manda un avviso, lo fa in via presuntiva, della serie tu sei un ladro, dimostrami il contrario, al che è praticamente impossibile. Quindi molte volte gli importi in qualche caso saranno veritieri, ma molte volte sono frutto di una presunzione e ribaltano sull'imprenditore dimostrare il contrario. Allora, di fronte a certe affermazioni l'imprenditore non ha i mezzi per dimostrare il contrario, quindi sono assolutamente convinta che certi avvisi partano della serie io ci provo, se mi va bene li prendo, e comunque se anche l'imprenditore tenta una via bonaria è perché A, l'Agenzia delle Entrate sa che molto probabilmente quella cifra lì non era neanche dovuta, e B, comunque dice vabbè mi dà quello che mi dà, io faccio cassa, perché abbiamo uno Stato molto vorace, quindi parto dal presupposto che molti avvisi partano senza che ci sia un fondamento reale, proprio perché l'imprenditore non ha le prove per dimostrare il contrario. E penso che su questo, insomma, in piccola occasione è capitato anche a me con l'INPS, mi hanno accusato di alcune cose, non avevo assolutamente modo di dimostrare il contrario, quindi proprio per presunzione ho deciso che era così, fine, e si fa un patteggiamento, ok dai ascolta, vediamo. La stessa cosa fanno anche le banche, perché anche loro quando vanno a chiedere i soldi molto spesso sono gonfiati, io faccio le perizie per la Confederazione Contribuenti e posso confermare che i numeri lievitano come il pane e molto spesso non sono assolutamente veritieri. Anche l'Equitalia stessa so per certo che hanno mandato via delle cartelle, notificato delle cartelle, che se poi uno ci si mette viene fuori che sono doppioni, che sono importi già pagati, c'è di tutto e di più. Vengono fatti errori di calcolo all'interno dell'INPS, verificato personalmente, pagato due volte la stessa cosa, mando lettere, non risponde nessuno, numero verde, non risponde nessuno, mando mail, mi danno risposta, chiedo che tempo fa, mi rispondono che ora è, siamo a sti livelli qua, quindi non ho assoluta fiducia in nessuna di quelle che doveva essere un'istituzione. Quindi vedere poi che persone della Guardia di Finanza, persone dell'Agenzia delle Entrate e certi personaggi che insomma si pensa che debbano un attimo garantire la legalità ci sono dentro fino al collo, capisce che si fa fatica ad avere fiducia di questo paese. Poi proprio sulle banche mi veniva da ridere vedere il servizio della Veneto Banca, perché mi sembra una presa per i fondelli colossale. Allora, i poveri risparmiatori, io sono convinta che non vendranno un becco di un quattrino. I fondi famosi che Veneto Banca dice di aver messo a disposizione, lo confermo, mi è stato detto dalla direzione generale, però già nel momento in cui abbiamo chiesto quali sono i parametri per averne accesso, loro stessi hanno detto che li stavano ancora valutando, quindi non si sa neanche chi, perché importi e probabilmente sono anche fondi limitati, quindi chiaramente molti resteranno a bocca asciutta. Io onestamente tutta questa voglia di salvare queste banche, cioè io dico quando l'azienda non posso emettere obbligazioni come stanno facendo loro, stanno mettendo obbligazioni, non hanno aiuti dalla BCE, non hanno, cioè mi pare che abbiano già avuto più che abbastanza, non hanno saputo gestire la banca, muoia Sansone e tutti i filistei, cioè onestamente se una banca deve lavorare così, deve rovinare le persone, non hanno fiducia nelle imprese, e questo lo sto toccando sempre più con mano, perché si attaccano a cose assolutamente impensabili, cioè che gli imprenditori non investano in Italia non è... Ci sono altri motivi che sono stati detti prima, ma principalmente è la banca che non ha fiducia degli imprenditori, la banca non sostiene progetti, non dà la possibilità di riscatto ad alcuni imprenditori che magari non hanno avuto, hanno avuto delle sfortune, hanno avuto dei clienti che non hanno pagato, non gli viene data la seconda possibilità, anche se ci sono le garanzie, anche se ci sono i redditi, ci sono le segnalazioni, tu non hai pagato questo, non hai pagato quello, risultano addirittura ridicoli in certi momenti perché danno delle motivazioni che obiettivamente non stanno né in cielo né in terra, gli imprenditori purtroppo, io dico il Veneto, Zaia gliel'abbiamo detto varie volte, guarda che il tuo Veneto sta morendo, siamo in uno stato avanzato di decomposizione, cioè io ho chiamato 20 imprenditori oggi, okay? Perché abbiamo una situazione da definire,
c'è da fare un pagamento a una banca, dopo una trattativa, se si è raggiunto un accordo, nessuna banca finanzia questa posizione perché c'è ancora l'altra segnalazione. Abbiamo chiamato varie aziende per vedere, perché dobbiamo ricorrere al finanziamento dei privati, e quando si va a chiedere finanziamento ai privati si casca anche negli usurai, perché l'usura in Veneto c'è quella del vicino di casa che magari lo fa anche in buona fede, ma c'è anche l'usura criminale. Allora, se le banche non danno credito e la Banca d'Italia gli dice fate il contrasto all'usura e poi in realtà ci mandano in bocca, io ho chiamato varie imprese stamattina e so per certo, perché le conosco bene, ho chiesto date 2 o 3 mila euro ciascuno, una goccia per ognuno di voi, riempiamo il bicchiere. Cioè mi hanno detto guarda, ho chiesto un aumento dell'anticipo fatture, non me lo danno, ho chiesto questo, non me lo danno, il cliente non mi paga. Cioè guardi che il Veneto sta morendo. Già. Allora, Gentiloni si preoccupa dei bambini africani anziché preoccuparsi degli italiani, vanno riportati tutti in Libia, tantissimi sms continuate a mandarli. Sangue tangente abbiamo titolato perché c'è stato l'ennesimo delittaccio, l'ennesimo fatto di cronaca nera a Chirignago. Due fidanzati sono andati inconsapevoli in una trappola mortale, erano stati invitati dal loro killer, sono stati narcotizzati, lei soffocata e lui ucciso a bastonate. Vediamo il servizio. Avrai quello che ti meriti, che il rimorso ti distrugga. Sono solo alcuni tra i meno pesanti degli insulti che si leggono sul profilo social di Stefano Perale, il docente cinquantenne d'inglese che ha brutalmente ucciso Biagio Buonomo e Anastasia Shakurova al 5° mese di gravidanza, dopo aver teso una trappola invitandoli a cena nella sua casa di via Abruzzo, Chirignago. In attesa dell'interrogatorio di garanzia continuano ad emergere dettagli inquietanti sull'assassino, reo confesso. Quella sera Anastasia era andata a cena proprio per dire a Perale della gravidanza. Secondo gli investigatori della mobile, nei piani dell'assassino c'era solo l'omicidio della trentenne. Un fatto che gli inquirenti ritengono fondamentale per capire la premeditazione, infatti, risale allo scorso ottobre, quando Perale, che conosceva Anastasia da 2 anni, si è recato all'aeroporto Marco Polo, dove lei lavorava come addetta alla cogliera per Superjet, per farle una sorpresa portandole un mazzo di fiori e invitandola a cena. Ma quel giorno ha scoperto che lei aveva un fidanzato di cui non sapeva nulla. Quando è salito in auto si è sentito male e per mezz'ora, raccontando ai suoi amici, che non riusciva più a muoversi. Gli agenti sono convinti della premeditazione da numerosi elementi raccolti sul luogo del delitto. Tutto fa supporre che si sia trattato di una trappola nei confronti della ragazza e che il compagno sia stato ucciso solo perché era con lei. Prima del loro arrivo, Perale ha preparato la trappola frantumando le pastiglie del sonnifero nel cocktail, che ha effetto quasi immediato. Sulla ragazza è devastante, mentre sul compagno, che fisicamente è più robusto, si fa sentire in maniera meno forte. Quindi il cinquantenne uccide Anastasia premendole uno straccio imbevuto di cloroformio su naso e bocca, poi cerca di farlo su Biagio, che però reagisce e a quel punto decide di ucciderlo usando una spranga di ferro. Lo colpisce sulla testa e sulla faccia per 5 volte. Il piano poi prevede che il professore si liberi dei cadaveri, prova a spostare il corpo del 31enne ma non riesce, a quel punto chiama la polizia. Insomma, altro che premeditato, insomma, no? Ogni tanto si sente dire forse un atto di terrorismo, no? C'è un furgone che c'entra una 40ina di persone, il camion dice ma forse è terrorismo, ma sembra strano che si tratti di un normale incidente di questi tempi, no? Senta, sindaco, ma c'è adesso non è, qui non parliamo del Veneto, parliamo di questo paese e anche di altri paesi, di questa società che si sta imbarbarendo e anche con una, altro che una vena di follia, no? Cioè una dose di follia enorme, perché sono persone a volte insospettabili, normali, che improvvisamente reagisce. Sì, questo era un insegnante. Le sorprese arrivano sempre da chi pensiamo di conoscere di più, no? Dal marito che uccide la moglie, dall'amante o da chi pensiamo di conoscere di più. È frutto anche di una mancanza di educazione e di valori e principi. Insomma, le radici profonde con cui siamo cresciuti fin da piccoli, dai nonni, dai genitori, sembra non ci siano più. Continuiamo a favoleggiare, inculcando nella testa di bambini e di adolescenti, che ci sono diritti esclusivamente per tutti, e io né a scuola né in tanti altri posti, neanche più al lavoro purtroppo, sento parlare di doveri.
Tu vai dei dipendenti comunali, hanno tutti i diritti del mondo, doveri non ne ha nessuno. Vai dei bambini, è diritto avere tutto quanto, e la gente non è più disposta a fare sacrifici per raggiungere un obiettivo. Questo qua non era disposto, lui è stato lasciato da questa ragazza, non se ne è fatto una ragione, non ha detto faccio dei sacrifici, me ne trovo un'altra e, oppure provo a riconquistarla. No, la uccido, non può essere mia e l'ammazzo. Ma lo vediamo, nel senso i femminicidi in Italia sono ormai all'ennesima potenza, ormai, quindi non si può neanche dare più una spiegazione logica. Purtroppo la nostra società, come ho detto, si sta imbarbarendo, ma soprattutto si sta impoverendo dovuto al fatto che magari il bambino non prende più un calcio nel sedere quando se lo merita, la maestra non gli può dire più neanche A perché sennò viene denunciata dai genitori, e questo qua impoverisce tutto e crea degli smidollati che dopo esplodono in situazioni del genere, perché magari questo qua non avrebbe mai fatto male neanche una mosca, magari era anche un po' uno isolato che non dava confidenza a nessuno, e esplode con una rabbia assurda uccidendo due ragazzi, insomma, cose da film dell'orrore. A Marghera lì vicino c'è una rivolta dei cittadini perché si vuole chiudere il locale commissariato. Siccome Marghera è teatro di aggressioni, rapine, insomma fatti di cronaca nera, i residenti dicono ma proprio adesso volete chiudere questo commissariato? Voi da Marghera. Questa notte ho avuto una bella sorpresa, fatalità, per fortuna che c'era la polizia, e se non ci fosse? Cosa diventerebbe? Terra di nessuno. Neppure il tempo di cominciare a raccogliere firme contro la chiusura del commissariato di Marghera, distante non più di 100 metri, e la necessità di un presidio di polizia si è resa platealmente evidente per il titolare di questo esercizio di via Rossarol. Alle ore 2 mi ha telefonato la vigilanza che era scattato l'allarme. Io abito a 5 minuti, sono arrivato e avevano già fatto fuori la gettoniera delle macchine, delle slot machine. Poche centinaia di euro al bottino contenuto nel cambiamonete. È la terza volta che succede in questo bar, racconta il titolare, e i ladri se ne sono sempre andati in fretta e furia proprio perché consapevoli della rapidità dei tempi di intervento della polizia. Senza il commissariato non oso immaginare cosa potrebbe succedere. Secondo me poteva andare anche peggio, perché al 90% si portavano via anche tutte le slot. E automaticamente è un deterrente, anche se poverini fanno sacrifici, è un deterrente. Lasciate il commissariato di Marghera dov'è? Ci ha visto Tommaso Stocco. Ha ragione il signore, ma dimostrerebbe il contrario, diciamo, no, perché voglio dire, il commissariato c'è e il furto c'è stato, ecco, voglio dire, però io sono assolutamente d'accordo, perché togliere, insomma, gli insediamenti nel territorio della vicinanza delle forze dell'ordine alla gente ovviamente dà ancora in più un senso di insicurezza, poi per questa, perché poi mai questi perubagli, pochi gettoni, hanno fatto danni al locale per cifre molto superiori. Però il taglio soprattutto nelle forze dell'ordine, nel presidio del territorio, secondo me è problematico. Noi abbiamo sempre avuto quel problema anche di avere più forze dell'ordine che si accavallano, forse un po' troppa gente in ufficio rispetto a quella che dovrebbe essere in strada, la protesta dei commercianti da questo punto di vista, e anche dei cittadini immagino del quartiere, è assolutamente da sostenere, perché insomma credo che si possano tagliare molte altre cose rispetto a una presenza di questo genere in un quartiere come Marghera. Certo, Tal mi ha visto, era qui l'altra sera Bruno Westenbreda, no? Sì. Leader storico dell'RSU dell'Electrolux, licenziato in tronco dall'azienda. Credo che sia la prima volta in Veneto. Lì è una questione un po', noi abbiamo espresso solidarietà a Breda, anche perché puzza un po' quella vicenda, insomma, diciamo che, perché Breda è il leader storico, è insomma un capo nella fabbrica e uno molto attivo nei confronti dell'azienda, e lì hanno messo alle costole un investigatore per verificare l'utilizzo della 411, che peraltro la 411 essendo pagata all'INPS dovrebbe essere l'INPS che verifica che uno utilizza. Io guardi, su questo devo dire, proprio perché so che Breda è una persona onesta, sono sicuro che lui
in tribunale dimostrerà senz'altro l'infondatezza delle accuse e quindi otterrà il reintegro. Però guardi, io ogni volta che tratto nelle aziende, le aziende molto spesso chiedono di mettere nel premio risultato qualche norma contro l'assenteismo, e qui è una questione che riguarda appunto la legalità, no? Cioè dicono bisogna che i lavoratori siano più presenti e io do un premio in più, e nella presenza voglio mettere la 411. Io cerco sempre di dire no, guardate, perché la 411 è una legge che serve ad una persona, la 104, scusate, la 104 è una legge che serve a una persona che ha un disabile in casa. Per, lo dico, ma ci sono degli abusi, ma puniamo gli abusi, è il solito discorso in Italia, no? Tu devi restringere il diritto magari di un lavoratore che ha in casa un figlio disabile, un'anziana madre, e che chiede la 104 veramente per assisterlo, perché ci sono tanti altri magari furbi che usano la 104 per andare al mare, ma sono così idioti da fotografarsi anche mai quando sono al mare, mettere su Facebook che non sono al mare. E le persone che abusano della 104 vanno punite proprio perché sono i primi che danneggiano quelli che la 104 la utilizzano regolarmente. Certo. Io ho un genitore invalido, so di tante persone che devono fare i salti mortali con la carenza di servizi sociali per assistere delle persone disabili o molto anziane, e quindi è giusto verificare l'utilizzo corretto della 104 proprio perché in questo caso dobbiamo dimostrare che viene utilizzata per davvero per assistere delle persone anziane. Siccome Agostini tra l'altro è uno che aveva perfino scritto, lo spiegava perfino ai suoi colleghi operai, attenti che la 104 è usata in questo modo perché altrimenti mi sembra molto strano che lui possa aver fatto cose di questo genere, per cui ho paura che la vicenda avrà delle propaggini lunghe purtroppo come sempre in tribunale, ma sono sicuro che Agustin sarà in grado di dimostrare il fatto che lui in realtà stava realmente assistendo l'anziana. Come si fa a punire l'eccesso di abuso della 104? C'è un professore di diritto alla scuola superiore di mio figlio che è stato assegnato di ruolo all'inizio di settembre, ha chiesto la 104 perché è di Salerno e doveva insegnare qui a Padova, non si è mai presentato. Ha sfruttato questa 104, la preside ha chiesto una supplenza perché questo utilizzava, è stata ammessa la supplente poveretta ai primi di dicembre, convinta di farsi fino a fine anno, questo si è presentato il giorno 23 dicembre, quindi alla vigilia di Natale, interrompendo, perché adesso non conosco i termini, quindi si è fatto le vacanze, stipendiato, poi la preside ha dovuto rimandare a casa la supplente perché lui aveva di fatto riacquisito il diritto, lui il 7 di gennaio non si è presentato, non aveva più la supplente, i ragazzi hanno fatto un anno senza il professore, adesso l'hanno chiamato per gli esami di Stato e ancora non si è presentato. Questo abuso, questo mi sembra di aver capito che la preside non sapeva come fare, ma questo è un evidente abuso, è un abuso e va punito, peraltro ricordo che la 104 prevede tre giorni al mese, per cui mi sembra difficile che una persona possa oppure il permesso di 2 anni, che è un permesso un po' particolare, che a determinate condizioni può essere dato a una persona che assiste a un invalido molto grave. Però in questi casi di abusi la cosa va denunciata e segnalata all'INPS, che è quello che paga lo stipendio a questo signore. Io su questo sono per non essere assolutamente robunista. Ma qui sta facendo le spese i ragazzi che per un anno non hanno avuto un professore. Però in quel caso lì deve essere l'INPS che verifica per davvero cosa fa questo signore, che peraltro tiene occupata una cattedra e rompe la continuità didattica dei ragazzi. Assolutamente. Ma non è mai iniziata di fatto. Allora, voltiamo ancora pagina e vediamo nella giornata dei rifugiati, che era quella di oggi, vediamo manifestazioni, è stata manifestazione a Venezia e poi proteste varie, vediamo. La giornata mondiale dei rifugiati, anche Vicenza partecipa alla sfilata di un movimento che è prima di tutto culturale. In città nascono piccoli eventi come l'inaugurazione del percorso interattivo con cui i visitatori sono invitati a seguire i passi di un ragazzo nigeriano che lascia la sua terra e affronta un viaggio fino all'Italia. Commovente, peccato che proprio seguendo i passi di alcuni di questi profughi si arrivi a Campo Marzo, che ormai è diventato un parco di bivacchi quando non di spaccio o addirittura di risse.
Certo, molti di questi richiedenti asilo sono ragazzi per bene a cui auguriamo un futuro felice, ma la retorica non aiuta a costruirsi un futuro e la maggior parte di questi profughi non saranno mai rifugiati felici, ma vittime disperate di un sistema, pedine in mano alle organizzazioni criminali che li buttano in mare, mentre in Italia l'accoglienza è diventata business per cui le risorse pubbliche, i soldi di tanti, finiscono nelle tasche di pochi. La giornata mondiale del rifugiato dovrebbe servire a riflettere senza maschere, senza posizioni strumentali, senza slogan e mantra ideologici da scandire a favore di un'accoglienza indiscriminata che danneggia tutti, a cominciare proprio dai profughi, relegati in prigioni di solidarietà da cui loro per primi spesso tentano di evadere. Così a far due conti si scopre che i 900 profughi presenti a Vicenza sono tre volte tanto il tetto massimo indicato per chi sceglie di aderire al sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. Le regole, una volta fatte, se hanno un principio, un criterio, andrebbero rispettate, così come le leggi e le tradizioni di un paese. Altrimenti hanno perso tutti e a quel punto concerti, manifestazioni e mostre più o meno artistiche servono solo a far vedere quanto siamo buoni e quanto siamo bravi. Ancora Carlo Inghilleri da Vicenza, onorevole Berlato. Allora, oggi altri sbarchi e ovviamente con l'estate, i mesi di luglio, agosto, insomma sono quelli... Mi sembra che da Baccano ogni giorno è il giorno degli immigrati e dei sbarchi, no? Continuiamo ad affrontare, questo governo sinistro continua ad affrontare la questione in modo sbagliato, anche perché purtroppo sulla questione di gestione dei migranti, che solo per il 5% sono rifugiati da guerre o quant'altro, e mentre per il 95% non hanno nulla a che vedere con chi scappa dalle guerre. E il problema sta nel fatto che finché continua a esserci questo grande affare nella gestione di fondi pubblici che vengono affidati alle cooperative più o meno rosse per la gestione di questi migranti, non si potrà mai trovare una soluzione al problema, perché quello che per tantissimi italiani sta diventando una drammatica realtà, per chi gestisce questi migranti la questione si sta trasformando in una grandissima opportunità di natura economica prima di tutto, quindi non vogliono trovare una soluzione. Ci troveremo, adesso c'è anche l'aggravante di questa iniziativa da parte del governo che vuole far approvare al Parlamento lo Ius Soli e quindi lo Ius Culture, che è una cosa abominevole. Noi abbiamo già preso una posizione chiara, siamo fermamente contrari a questa questione del fatto che uno che nasca in Italia debba automaticamente essere considerato italiano, o magari uno che segue per qualche mese un corso culturale poi abbia automaticamente il diritto di essere italiano. Noi riteniamo che la cittadinanza italiana non possa essere una questione automatica, ma bisogna, adesso ci sono 10 anni prima di riuscire ad acquisire la cittadinanza. Riteniamo che se dovesse essere approvato questo da parte del Parlamento su volontà del governo, questa sarebbe una vera e propria calamità per il nostro paese. Siamo pronti a raccogliere le firme per far abrogare questa legge infame che trova tutta la nostra contrarietà. Ci siamo mobilitati anche oggi, c'era un presidio davanti al Senato da parte dei nostri parlamentari di Fratelli d'Italia e Alleanza Nazionale. Ci mobiliteremo ad oltranza per fare in modo da riuscire a far capire che questa legge, se viene approvata da questo Parlamento di nominati e da questo governo illegittimo, troverà la nostra ferma contrarietà. È una cosa, l'Italia deve rimanere degli italiani, corriamo il rischio che nel giro di poco tempo non sia più degli italiani, ma sia di qualcun altro che si vuole in qualche modo invadere. Credo, ma anche su questo è la questione dei furbetti, no? Mi perdoni direttore, per la questione legata alla speranza, no? Corriamo il rischio, prima abbiamo parlato di corruzione, non per tornare indietro ma per chiudere il ragionamento. Corriamo il rischio di lanciare un messaggio sbagliato soprattutto ai giovani. È vero che la corruzione è sempre esistita e esisterà sempre, purtroppo negli ultimi tempi si è ingigantito il problema, perché prima ancora di parlare di crisi economica dobbiamo pensare alla crisi culturale e valoriale, che è quella che genera anche la crisi economica. Quindi non è che dobbiamo dire guardate che c'è sempre stata, il nostro paese sta andando allo sfascio, quindi voi giovani fatevi furbi e scegliete, quando siete nel bivio che vi impone la scelta, fare la scelta o giusta o quella conveniente, scegliete quella conveniente. Sarebbe un messaggio devastante. Dobbiamo continuare a combattere la corruzione perché è un nostro dovere, è un dovere per garantire un futuro diverso e migliore ai nostri figli. Guardate, io l'ho toccata sulla mia pelle, no? Cioè io non sono stato ricandidato al Parlamento europeo perché non perché
qualcuno avesse dimostrato che io ero un ladro, ma perché ho denunciato i ladri. Quindi io sarei ancora parlamentare europeo se avessi guardato da un'altra parte e mi fosse adeguato il sistema, perché in alcuni partiti non si puniscono i ladri, si puniscono quelli che denunciano i ladri. Io non mi sono perso d'animo, qualcuno pensava di avermi ammazzato politicamente, io invece io mi sono ripresentato ai regionali. La più bella soddisfazione è stata quella che coloro che mi hanno tolto dalle liste perché ho denunciato i ladri del MOSE, e dopo poco sono andati in galera. Uno, prima soddisfazione. Seconda soddisfazione è che coloro che pensavano di avermi ammazzato poi hanno visto, constatato che i miei elettori mi hanno fatto diventare ancora una volta il più votato tra tutti i candidati di tutti i partiti. Quattro preferenze, 30. E ne ho presi, no, no, io ho preso 60 e rotte mie preferenze dal parlamentare europeo, ultime regionali, sono comunque stato il più votato. Qual è il problema? E queste piccole soddisfazioni dimostrano che vale la pena di combattere, ma non per la rielezione o meno, ma perché c'è ancora tanta gente che crede nella giustizia, anche se il nostro paese ha una giustizia malata. Quindi dobbiamo riformare il sistema di giustizia. Molti imprenditori a livello internazionale non investono più in Italia perché la giustizia è malata, e uno, se ha un contenzioso, deve aspettare l'esito del contenzioso dopo 10-15 anni. Guardate quello che sta succedendo con la questione delle banche popolari, non è casuale. Guardate che la rovina delle banche popolari nella nostra regione non è casuale, qualcuno l'ha voluta distruggere le nostre banche per concentrare il potere bancario nelle mani di pochi soggetti. Quando si dice ma sti amministratori che sono stati super pagati per non fare nulla, ci siamo proprio convinti che non abbiano fatto nulla? O invece non dobbiamo pensare che hanno fatto bene il mestiere per il quale sono stati pagati profondamente? No, perché questo è quello che è successo. Allora, più di 200.000 risparmiatori che sono stati rovinati, più tantissimi imprenditori che stanno per fallire, perché guardate che se dicono dovete rientrare, ci sono tantissimi imprenditori che falliranno e che metteranno sulla strada tantissimi lavoratori. Quindi forse l'effetto peggiore dell'operazione banche popolari lo dobbiamo ancora vedere. Allora, parliamo da questo. Quindi le banche vanno salvate, perché il nostro territorio ha bisogno delle banche del territorio, al di là degli amministratori che mi auguro possono andare in galera, che devono essere ammanettati una volta accertate le responsabilità. Io credo nella giustizia e ho fiducia negli inquirenti, l'importante è che facciano presto, perché questi, con dei buoni avvocati, la vogliono tirare più lunga possibile, perché sperano e confidano molto nel fatto che c'è, dopo 7 anni, sapete che c'è la prescrizione, cioè. Quindi se uno dopo 7 anni non viene condannato in via definitiva è come non avesse mai commesso reato. Quindi loro stanno lavorando in quello, non decidere se sono colpevoli o no, perché mi sembra che sia abbastanza evidente, ma puntano molto sulla prescrizione, vista che è prevista dal nostro ordinamento. Quindi su questa questione qua, anche su questo, attenzione a chi dice ma muoia, prima non la battuta che viene dal cuore ma che lascia trasparire magari forse una non completezza di immagine, muoia Sansone con tutti i filistei, significa che se noi permettiamo che le banche falliscano, al di là di tutti i dipendenti beffati due volte perché sono stati costretti anche a comprare le azioni della Banca Popolare, dei loro direttori e quant'altro, al di là di questo, ma le conseguenze che avremo sul territorio sono devastanti. Bisogna fare in modo che i responsabili siano ammanettati una volta accettate le responsabilità e che siano sequestrati i loro beni. Non hanno niente, sono nulla tenenti. Ha dato via tutto 2 mesi prima. Allora, noi sappiamo bene, no? Che una volta che uno ha dato i suoi beni a qualcun altro, c'è un periodo di tempo. Certo. La revocatoria non gliela faranno mai. Scusate, non gliela allora, faranno, smettiamo, se vogliamo fanno. Che ancora i cittadini abbiano fiducia nella giustizia, bisogna che chi commette questi tipi di nefandezze sia ammanettato, arrestato, assicurato alla giustizia, e che i suoi beni e quelli di coloro che hanno avuto beneficio dal trasferimento di questi beni vengano sequestrati, questi beni, e utilizzati per esercitare almeno in parte quello che sono stati. Guardate che dire lasciamo pure che spazzino via le banche, guardate che le conseguenze dal punto di vista economico, dal punto di vista imprenditoriale, dal punto di vista occupazionale sarebbero devastanti. Ci auguriamo che vengano salvate le banche del territorio veneto come è stato fatto con le banche del centro Italia. È vero che nelle banche del territorio veneto non c'è nessun parente di qualcuno dei ministri del governo, però è altrettanto vero che ci auguriamo che comunque, al di là delle responsabilità degli amministratori, vengano salvate le banche e i risparmiatori. Scusi, prima però ha detto lei che quella gente
che è stata pagata per, e che ha fatto male, probabilmente l'ha pagata e ha fatto bene. Ma questo è il punto, allora, che c'è il rovescio della medaglia, che hanno fatto bene il loro lavoro e continuano a farlo, senza che nessuno poi vada a vedere cosa hanno fatto, che vengano condannati. Ma guardate, guardate che io, cioè, siccome io purtroppo esercito il vizio della memoria, tutte queste persone qua erano persone a cui si stendevano i tappeti rossi, a cui si davano le chiavi della città, che finanziavano le campagne elettorali di politici di centrodestra e di centrosinistra. Cioè, voglio dire, ce li ricordiamo tutti, eh? Ha fatto bene a dire i tappeti rossi, perché mi ricordo la campagna elettorale per le europee e regionali, questi soggetti stendevano proprio i tappeti rossi. Voglio ricordare, e ho le foto della campagna elettorale fatti da questi soggetti, per ben noti soggetti della politica rossa italiana e veneta. Destra e destra e di sinistra. No, ci sono altre foto, dice bene. Leghisti e forzisti, alla corte di questi potenti andavano i soggetti di una parte politica, erano intoccabili, erano i signori intoccabili, erano quelli che portavano perché dobbiamo ricordarsene, insomma, era il modello del nord-est quello, insomma, alieni che sono venuti da fuori, era tutta gente di qua, era gente che comandava qua. Tutto rimane allora, come io mi auguro che in parte comanda ancora, purtroppo. Il mio amico fraterno Sergio Berlato abbia ragione, però purtroppo Zonin non lo metteranno in galera mai. Ma sapete perché? Perché quante persone hanno baciato quell'anello nei 30 anni di potere? Soprattutto, se domani mattina un magistrato prende Zonin, lo siede qua vicino a me come è seduto Berlato, e comincia ad interrogarlo, e Zonin in un momento di sconforto comincia a parlare. Era da gli amici del vescovo fino a tutti. Allora non lo metteranno mai neanche seduto vicino a un magistrato. Questo è certo, perché sennò vanno in galera tutti. Io sono convinto che andranno in galera molti, ma non tutti, perché non tutti sono andati alla corte di questi e non tutti hanno baciato l'anello. Io non ho mai baciato l'anello di questi, non sono mai andato alla corte di questi, e ho avuto il coraggio di denunciare i malfattori anche quando questo ha costato per me e per altri di quelli che mi stanno attorno, è costato in termini politici, è costato in termini di diversa natura. Allora, sulla base di questo, quindi non dobbiamo dire che tutti sono colpevoli, quindi tutti sono innocenti, ci sono tanti colpevoli, bisogna fare in modo che la magistratura faccia il suo dovere e che pulisca il marcio, perché altrimenti se tutti sono colpevoli, tutti sono innocenti. Vi ricordate la fine che ha fatto il magistrato che aveva cominciato a indagare su Zonin? L'hanno immediatamente tagliato e trasferito, e ha dovuto darsi dalle dimissioni. Quindi già qui vorrei focalizzare su quello che è appena successo in questo studio. Allora, abbiamo due esponenti delle istituzioni, un consigliere regionale, un sindaco, che hanno fatto due affermazioni di una gravità inaudita. Entrambi hanno detto, Berlato, io sono stato allontanato perché ho denunciato i ladri, Formaggio ha detto se, sì, ma io non sto dicendo che avete detto il falso, anzi avete detto il vero. Ma voi siete esponenti delle istituzioni e siete dentro un sistema che denunciate essere così drammaticamente compromesso. Però lo combattiamo. Per amor di Dio, onore. Però io ci tengo come indipendentista a sottolineare quello che voi avete appena detto. Cioè voi il valore dell'affermazione che avete appena fatto. Questo è il valore grave delle affermazioni che avete appena fatto. Consapevoli della gravità e consapevoli del fatto che nel Monte, purtroppo, molti dei protagonisti non erano mica calabresi, erano veneti. Ma non è importante, non è un'importanza da poco ricordare. Però io faccio, perché se noi individuiamo un malaffare sempre lontano, ma no, dobbiamo parlare quello che abbiamo in casa, non quello che è in Calabria. E qualche volta, Berlato, bisognerebbe fare i conti anche prima, perché il Mose, di quanto costava, come veniva dato in appalto
ad una stazione unica, quindi con una possibilità, voglio dire, con te, è evidente a tutti che solo i soldi per la manutenzione del MOSE avrebbero assorbito tutti i soldi della legge speciale per Venezia, tutti. Quindi vuol dire che da qualche parte non funzionava, o Berlato mi dà ragione sull'ospedale in Mestre, quando, voglio dire, no, venne costruito l'ospedale in Mestre, inaugurato in un certo modo, anche lì destra, e voglio dire, tutti dicevano, ma ci facciamo prestare i soldi per costruire questo ospedale e ci impegniamo a ripagare i costruttori per così tanto tempo, ma non faremo prima a costruircelo noi, te lo ricordi? Dammi. Chi lo diceva? Quante ci sperracchiavano? Quante volte ho denunciato il sistema del fraude e finanza della Veneta? Quante volte l'ho sottolineato e ci sperracchiavano, voglio dire, quando l'ho detto, spero che emerga. Allora, lei è un mago, perché metto d'accordo CGL e basta, io sono innamorato di lei, basta parlare, basta, lei mi piace, basta parlare del, basta parlare del sistema Italia, sono tutti la sua posto, siamo d'accordo, la navigazione non è una cosa per lui, ecco. Invece noi abbiamo oggi dedicato un servizio al conte Emo. No, perché il signore di Villa Emo, che non è più sua, è di una banca, ma siccome è molto arrabbiato il conte, cosa ha fatto? Ha detto, io ai potenti che detesto, a certi potentati, regalo un water. Ecco qua, vediamo. Un water. Un water. Dagli schiaffi filmici del conte Mascetti, di Amici Miei, a quelli figurati del conte vedelaghese Marco Emo, capodilista. Non gesto di mano, perché gesto da villano, ma più nobilmente un oggetto che invita polemicamente ad andare dove è fin troppo semplice intuire. L'oggetto in questione sta arrivando in questi giorni ad un numero considerevole di amministratori pubblici trevigiani, veneti e italiani. 20 per la precisione, dal ministro per i beni culturali Dario Franceschini al governatore Luca Zaia, passando per Cacciari, Sgarbi, vertici del credito trevigiano, fino al sindaco di Vedelago, Cristina Andretta. È stato consegnato questo pacco contenente due raccoglitori dove sostanzialmente esplicano e spiegano bene questa protesta, e poi anche un oggetto particolare che è appunto un water in porcellana. Descritto dal nobile veneto, nuovo, discreto, dal design innocente, dal prezzo ragionevole, ed è tutto per ricordare che la villa deve rimanere patrimonio comune. Scintilla che ha innescato la singolare protesta la lettera che il presidente del credito trevigiano Piero Pignata gli ha inviato perché ritiri l'immenso incartamento sulla villa veneta attualmente custodito dalla banca. Un affronto agli Emo, oltre che un segnale di possibile cessione a privati di uno dei simboli della Serenissima nella Marca. Ma un fatto innegabile c'è, e che il conte non è più il signore della villa. La villa è di proprietà della Banca di Credito Cooperativo ed viene gestita dalla Fondazione Villa Emo, quindi chiaramente su questo risponderanno loro e prenderanno evidentemente contatti o si iscriveranno con il conte Emo e capiranno il motivo del contender di questa protesta. Chissà che, magari ricordando i Romani alle Terme, ogni rappresentante chiamato in causa si presenti con il regalo alla seduta per chiarire la polemica. Probabilmente per il sindaco non sarà così, visto che di questi tempi non si butta via nulla, tantomeno un water nuovo. Ci sarà sempre qualche posto magari tra le scuole in comune al quale può tornare utile. E c'è chi già ipotizza per quel luogo un nome singolare, il bagno della supercazzola del conte Emo. Sbiriguda, supercazzola prematurata? Non dico prematurata la supercazzola. Non capisco. Con scappellamento a destra. Servizio di Lucio Zanatto con Cristina Andretta, sindaco di Vedelago. Piuttosto che mandare una busta avantraccia, meglio mandare un cesso, diciamo, ecco, no? Come il messaggio è andato. Conosciuto. Grande idea. Senta Muzio, lei parlava prima della sua azienda, come l'aveva persa? Cioè perché ha dovuto... Allora, la mia azienda aveva 35 dipendenti, 37 anni di attività, lavoravo per le banche. Operavo impianti di sicurezza speciali, avevamo diversi brevetti, certificazioni di ogni tipo, perché praticamente per lavorare per un certo periodo nelle banche dovevi avere una caterva di documenti. Poi praticamente è arrivato un signore che si chiamava Passera alla direzione della banca, che ha portato il metodo praticamente delle poste. E quel metodo delle poste era quello, tavola rasa sui prezzi, quindi taglio di tutto e di più sulla parte economica dei prezzi delle aziende. Per cui io prima, non so, avevo, facciamo un esempio, una manutenzione di una filiale a 3.000 euro e si è arrivati a 300 euro per la manutenzione di un anno, e quant'altro, tutta una serie di situazioni di questo tipo. Poi, sistematicamente le banche, anche sto parlando di diverse banche, non di una sola,
ritardavano proprio scientificamente i pagamenti, in modo che ti obbligavano a utilizzare i fidi. E quindi praticamente si facevano un ulteriore sconto su quello che era. Poi, tanto per fare altri esempi, contratti già in essere, operativi, che quindi di manutenzione di diverse centinaia, migliaia di euro, anche qualche milione, andavano praticamente a regime. Poi a un certo punto venivi chiamato a Milano e con altre aziende in una sala ti obbligavano, perché ti dicevano candidamente o fai così o non lavori più, di un ulteriore sconto, di fare un ulteriore sconto di quello che tu avevi già ti eri già assecondato, e automaticamente tu poi dovevi a tua volta ai subappaltatori eccetera chiedere lo sconto, ma non ci stava praticamente nessuno, per cui tu, per evitare di andare in penale, perché se non facevano manutenzione andavi in penale, cosa succedeva? Che dovevi, eri costretto ad accettare e a tenerti in carico te lo sconto, quindi abbassare ancora di più il margine. Oltretutto poi c'era un sistema che era sempre di proprietà delle banche, che per esempio uno, un sistema era, si chiamava One City Biz, che tu partecipavi alle aste della banca e loro praticamente poi tu dovevi riconoscere una royalty su tutto il lavoro che tu prendevi. E quindi automaticamente altro sconto che si facevano loro, per cui partivi da uno e arrivavi quasi a zero. E quindi questo era tutto un meccanismo che si era formato, ma poi ci sono tantissime altre situazioni che andavano a aumentare i costi. Per esempio, si facevano fare i preventivi dagli artigiani e poi ti chiedevano a te, se dovevi fare il lavoro, dovevi adattare il prezzo al lavoro, a livello dell'artigiano, per cui era improponibile, perché solo di certificazioni e personale e quant'altro avevi dei costi molto molto più alti. Ma io potrei scrivere un libro, perché ci vorrebbe una settimana per raccontare tutto quello che è passato, e fra l'altro una piccola parte è anche inserita nel libro di Bortoletto che aveva scritto, c'è anche un capitolo della mia storia. Guardi, ne hanno fatte e si sono comportati in una maniera veramente vergognosa, perché era diventato ormai uno standard questo sistema, ma soprattutto anche quello di questi portali che erano sempre di proprietà loro, e che tu dovevi partecipare e poi dovevi riconoscere una royalty, ma loro non ti pagavano, cioè ritardavano i pagamenti, ma tu eri costretto a pagare la royalty prima che arrivassero i pagamenti, perché altrimenti poi venivi altrimenti estromesso dal portale. Cioè, tutti i meccanismi che andavano a incancrenire e a portare in difficoltà l'azienda, come le prefatturazioni, cioè tu a fine anno dovevi assolutamente prefatturare lavori fatti e non fatti, solo esclusivamente perché loro dicevano altrimenti perdevano il budget, se tu rifiutavi non lavoravi più. Cioè, grazie Muzio. Dove andare in pubblicità, allerta terrorismo a Bruxelles in stazione centrale, è stato ucciso un presunto attentatore, pare che avesse una cintura esplosiva. Torniamo tra pochi istanti, state con noi con Focus Veneto, sangue e tangenti ai vostri sms, a tra pochissimo, grazie.